E buongiorno e benvenuti a questa giornata di Amazon European Masters. Oggi a partire a farvi vostra compagnia, Moonboy e Walk ad accompagnare il percorso, si spera non l'ultimo, ma dobbiamo incrociare un po' tutte le dita, alzare tutte le mani per sperare che sia vero dei nostri cari Magico. Ben ritrovati. Come ormai sarete abituati dal formato di Omaster, siamo al girone di ritorno. E come ogni girone di ritorno dell'Omaster ci riserva, Strange on Schedule, tutto il gruppo di in un giorno, poi i giorni a seguire gli altri. Partiremo quest'oggi proprio dal gruppo D dei nostri Machko, quindi occhi puntati su quel miracolo che deve veramente attendere i nostri ragazzi che partono dallo 0-3 dopo partite molto combattute. Questo è lo stato dei quattro gruppi, queste circostanze in cui versano i nostri Machko, ultimi rappresentanti del PG Nuts. Non sarà facile, Moon, però i Machko sono di quelle squadre che da situazioni del genere si sono sapute risollevare. Ancora ricordo lo Spring 2021 in cui in una situazione del genere si sono risollevati, arrivando poi al terzo tiebreaker contro i Mouse Esports e per un soffio non andavano a prendersi lato pot in circostanze veramente allucinanti. Quindi speriamo, anche se non sarà facile, ci sono i Game One di Speriamo, mezzo. e visto che lo menzioni, dobbiamo sperare proprio in quello essenzialmente, perché l'unico scenario, fortuna vuole un po' che anche la schedule sia questa, l'unico scenario che ci può assistere è il 6-0 dei Game World che abbassi lo score anche tutti gli altri. E partendo a giocare proprio con i Game World, questo vuol dire che possiamo persino permetterci una sconfitta senza perdere completamente fiducia. Ora, è vero che una sconfitta vuol dire che poi c'è soltanto uno scenario che ci aiuta, che è quel triplo spareggio, tutti sul 2-4, tutti a cercare di puntare a quella seconda posizione con i Game Over da 6-0. Però dobbiamo un po' prendere quello che passa, signore, perché 0-3 in settimana iniziale non è stato un bello showing per i match, purtroppo qua in apertura di campionato, e i Gamer sono sembrati abbastanza dominanti, i Dusty lo sono sembrati abbastanza. Dobbiamo sperare che anche gli Schalke, che hanno attraversato quel cambiamento di roster un po' inaspettato da parte di molti, sia della squadra sia della scena circostante, ci facciano anche lì un po' di favore, non troppo ovviamente, e facciano anche loro lo sgambetto ai dazi per permetterci di mantenerci all'inseguimento. Ma se proprio dobbiamo sperare in un miracolo, a questo punto dico sogniamo in grande. Primo game contro i Game World, magari portarci a casa già quello sarebbe un buon inizio. Anche perché, incredibile a dirsi, ma una delle nostre migliori partite è stata proprio quella disputata dai Machko contro i Game World. Nonostante fosse il mismatch più grosso all'interno del gruppo, li ho visti decisamente più lucidi, decisamente più caparbi e padroni della partita in quella sfida. Molto invece della sfida contro i Dusty è stato lasciato alla draft, ricorderete quell'esotica iterazione con full Sinner comp, con lo Shaco in giungla per Seaboy, andare un po' a stamparsi come tentativo speranzoso, ma decisamente ottimista. Contro gli Schalke forse il peggior show, il peggior display dei nostri Machko, proprio considerando che stavamo anche interfacciandoci con una squadra che perdeva il jungler titolare e che vedeva una serie di aggiustamenti al roster pur di funzionare con Elite Joint. Support di ruolo prestato alla top, Jäger top laner che flexa in giungla proprio per sopperire alla mancanza di Yzma, il jungler che è stato allontanato temporaneamente dal roster titolare da parte degli Schalke per motivi disciplinari, che assolutamente condividiamo e apprezziamo che l'organizzazione abbia intrapreso, visto che i temi del flame, della tossicità e di questo genere di comportamento da parte di pro player, il loro malgrado deve sempre diventare un po' una punizione esemplare. E detto questo, oggi speriamo di trovare ancora una volta degli Schalke che si facciano un pochino agnello sacrificale al posto dei nostri Machko, che quella sia una win, che sia una win possibile anche quella contro i Game World, dopo aver fatto qualche passo in più rispetto alla sfida, appunto, in cui i Machko avevano performato così bene contro il roster che proviene dalla LFL, quindi rappresenta sempre un po' lo squalo nelle acque di Omaster. E per i matchup con i Dusty, speriamo che vedano rosso i Machko, vedano Kerberos dall'altra parte del Rift, qualcosa si accenda in loro. Speriamo che l'Ex veda un po' una cuirsi, ecco, della concentrazione dei nostri giocatori, ma sì, non sarà Speriamolo. facile. No, infatti, anche perché anche gli stessi Dusty nell'affrontare i Game World hanno avuto un match comunque combattuto e pericoloso, quindi hanno dimostrato di potersela insomma giocare contro anche la top della classe, quindi e a noi principalmente interessa quello, giusto per riassumere un po' anche le cose che abbiamo un po' bisogno a nostro favore. Il primo game contro i Game World è probabilmente quello più difficile della giornata, ma se riusciamo a vincerlo ci mettiamo già in una posizione più comoda per puntare a una ripresa. Se lo perdiamo ancora non siamo matematicamente fuori, ma già il risultato del prossimo game, che nemmeno ci vede coinvolti, potrebbe decretare l'eliminazione di Magico, perché se i Game World ci battono adesso e se i Dusty poi vanno a sorpassare gli Schalke, ormai la top 2 esce dalle nostre mire e i Magico salutano anzitempo la competizione con ancora
due game da disputare, ma che, ahimè, non potranno portarli a quella top 2, a quella qualifica per i quarti di finale. Vediamo il prossimo direttamente in draft, quindi andiamo un po' a vedere cosa le squadre hanno da offrirci. Abbiamo un ban di Swain da parte dei Magic, un ban di Ivern, che molte squadre hanno preferito un po' toglierci dalle mire di quella combo Ivern Rengar per Oh e Seaboy, rimossa da parte dei Game World. E onestamente, più guardo questi draft, più vedo i Game World che effettivamente stanno imbroccando, e Game World come chi per loro, che stanno imbroccando questi ban mirati contro i Magic, più mi pento di aver dato così tante informazioni ai caster esteri su quali siano i punti di forza delle nostre squadre. Non penso, spero che... C'era una talpa tra di noi? Io stavo soltanto collaborando con i miei colleghi, spero che nessuno di loro mi abbia tradito con le loro squadre. Io voterei al prossimo emergency meeting questo Moonboy, perché qualcosa di sus è avvenuto. No, effettivamente basta aprire il software, il browser contenenti tutti gli API del caso, e sappiamo che Rares ha una forte flessibilità sugli Enchanter, e da lì il ban su Seraphine. Sappiamo che Click forse è il miglior Senna player del nostro campionato, e che quindi è Smalingard, e quindi forse è il caso di rimuovere dalle sue mani. Sappiamo inoltre che Seaboy e Ho hanno giocato molto volentieri quell'Ivern Rengar combo, e che anche la nostra corsia inferiore può attrezzarsi con Ivern in modi rocamboleschi. Per quanto riguarda i ban dei nostri Mashko, c'è rispetto per quello Zekolad su Swain, in questo centrale che piloterebbe appunto questo campione come secondo miglior campione della sua stagione, un 100% di win rate in LFL a fronte di un 11.3 di KDA, 6 presenze appunto sul campione ne fanno il suo secondo campione più giocato, decisamente il caso da rimuovere. Azir, il suo terzo più giocato, con un win rate leggermente minore. Sivir, che sappiamo essere un pochino la risposta a tutto di questo meta per la corsia inferiore, forte contro Zeri, forte a prescindere, va rimossa. Partiamo con una Talia B1 che non è del tutto usuale, la possiamo flettere in tantissimi ruoli, l'ha giocata anche Rares in corsia inferiore molto volentieri. Sta arrivando per i Game World una combinazione per R1-R2 decisamente top tier, con Zeri che sappiamo interfacciarsi benissimo in una moltitudine di corsie inferiori, e Ahri, che è il pick più giocato da parte di Zekolad nella stagione estiva. Vanno su qualcosa di molto comodo, molto comfortable i Game World per la loro stagione, ma arriva il Gangplank di Acid, un Gangplank che ci siamo visti bannati contro molte volte nel corso di questo U-Masters, nonostante un po' i nerf ricevuti dal campione. Viene lockato anche Lakshan di Ho-Oh, quindi confermando un po' uno dei... Sì, degli one trick, anzi il two trick di Ho-Oh, un tempo conosciuto per il suo Ekko, per il suo Akshan. Viene confermato questo secondo. Questo dovrebbe far pensare che quella Talia venga spostata in giungla, così da avere il jungler magico contro i due solo laner fisici, ma anche una Talia portata in corsia inferiore nel mind di Rares potrebbe ancora valere. Come detto, quello è un flex validissimo, ma si vede Zeri, e se non viene rimossa seguirà a ruota anche Yumi. Game World stanno costruendo una composizione che nel meta attuale definiremo Ironclad, corazzata, proprio l'ABC di come vuoi draftare in questa 12.15. Assolutamente, sono i pick che spesso si prendono i ban, o i pick di B1, quindi decisamente a filtrare per il red side dei Game World c'è della roba parecchio, parecchio forte, parecchio buona. Il ban di Amu, perché effettivamente quando vuoi giocare una lane con carry immobile, o quasi, c'è sempre lo scatto per Zeri, ma una fonte di mobilità e Yumi, temi i supporti da ingaggio avversari, quindi è molto canonico come accoppiamento di ban Nautilus, Amumu o quant'altro. Quindi quella categoria di campioni vogliono evidentemente togliersela dai piedi Innex e Camillus. Potremmo anche andare a ricercare una combinazione molto forte con Pyke e Talia per la corsia inferiore, infatti la snasano i Game World andando a rimuovere proprio il Pyke di Click. Resta disponibile Nautilus, può anche andare per una Leona. L'idea è sempre comunque avere un grabber nella composizione, soprattutto per i due di corsia inferiore, per fare due per uno fondamentalmente, quando aggrappi il carry che porta su di sé Yumi. Per quanto riguarda i nostri, c'è da banare la giungla, c'è da banare se possibile quei forti jungler che da subito a diventare vuoto agiscono con forza sulla mappa. Vai e Wukong sono i primi due che mi vengono in mente, Vai e Wukong sono i due che Coach Cristo va a rimuovere. E vediamo quindi anche i Game World cosa vorranno selezionare adesso, perché effettivamente ancora non sanno se quella Talia 100% vada nella giungla o meno. Meno noi non lo sappiamo, loro forse un po' lo sospettano. Devono decidere tra top e giungla, e questo infatti è un pick molto intelligente, perché questa Sejuani si sta facendo sempre più ultimamente flex tra top e giungla. Quindi anche i Game World vanno verso il loro R5 senza svelare carte, mantenendosi la chance di counterpiccare virtualmente qualsiasi cosa una volta che i Magico abbiano pienamente scoperto la loro mano. Ma ultimi secondi per il B4, B5 dei Magico. Ci aspettiamo qui, l'abbiamo detto, forse la botlane. Infatti arriva prima il supporto per destare un po' meno sospetti, ancora non rompere il flex di quella Talia. Però il tempo nel frattempo scorre, ci stanno ancora pensando i Magico. Questo Rakan per Click è un ottimo engage, cosa che dicevi un po' ci serviva in questa composizione. Non forse una solidissima frontline, e questo potrebbe essere una carenza che
spinge Magico su una volontà un po' più da snowball che altro. Ma a rompere il flex in maniera definitiva sugli ultimi secondi di questo timer arriverà un Trundle. Un Trundle che quindi pone la Talia nelle mani di Rash. Ho fatto un po' un Etrurian. Chiedo bene. Stavo un po' ragionando su questo ban di Trundle che non è arrivato e che è filtrato, quindi per i nostri. Volendo andare sull'area 4 di Sejuani, vorresti aver avuto un terzo ban per quella seconda tornata per andare a rimuovere quel Trundle che col soggiogare distrugge completamente le speranze di quella Sejuani di essere una front. Front che per questo team è assolutamente indispensabile perché il resto della composizione lavorava molto con il flank, molto con gli spazi, ma pochi campioni ingombranti potevano dare tempo in quella front. Sejuani e Lee Sin dovranno fare ciò, ma dovranno interfacciarsi appunto con la R di Seaboy Trundle. Non sono molto contento che alla fine si sia dovuti andare per questa botlane, perché per quanto idealmente sia buona l'idea del knock-up di Rakan con il follow-up dello smottamento di Talia, che è un po' quello che avreste avuto anche con i supporti da ingaggio, con il lancio della benda di Amumu, con l'arpione di Pyke, con l'ancora di Nautilus, Certo. ti obbliga avere una 2-2 vincente. Mentre molte volte in LCK, ad esempio, campionato di cui ho più info, posso ricordare come sia molto più forte la tendenza a matchare lo scaling. E come si sia avuta addirittura una Sona, per esempio, una lane con Nila Sona per matchare una Yumi Zeri lane all'interno delle Regional Finals. Quindi la wave che sta un pochino prendendo piede è quella di matchare lo scaling di una Zeri Yumi, anche se Yumi raramente filtra, perché si becca sempre uno dei primi tre ban per uno o per l'altro side. Qui i nostri fanno una scommessa, e la scommessa è ancora una volta di riuscire ad aggredire. Lo avevano fatto nel match di debutto contro i Dusty, è rimasto un po' un tema ricorrente per come i Match hanno draftato all'interno di questo group stage di O Master, provare a essere l'aggressore, provare a essere il team che va ad imbastire il primo abbozzo di aggressione che poi ne beneficia snowballando, anche se non è la loro identità, va detto. E vedremo quindi come andrà questo tentativo dei Magico per salvare la loro lane. 0-3, lo vedete, contro il 3-0 dei Gamor, subito a difendersi da un invade compatto della squadra francese che entra a piazzare un po' di lumi, un po' di informazioni nella nostra giungla. Non si tratterrà oltre, voi ovviamente non ve lo dico nemmeno, ma avete gli hashtag, avete le bet nel caso vogliate tradire la patria e andare contro i nostri Magico, oppure nel caso vogliate anticufarla per dare un po' di sostegno ai nostri Magico, io lo apprezzo sempre. Mentre diamo un po' un'occhiata anche come le squadre entrano in campo. Abbiamo due primi attacchi dalla nostra per Acidi, molto comune su quel Gangplank. Anche Radish su quella corsia inferiore è andato per il primo attacco con questa Talia, che di solito comunque apprezza, diciamo, il ramo dell'ispirazione, che sia il primo attacco o libro di incantesimi. Tutto mi sembra molto più tradizionale dal lato dei Gangplank. Sì, c'è il solito schiaffetto sul dorso della mano di Seaboy per non aver abbracciato la chiesa di Canyon Trundle lì tal tempo, però va benissimo così, va benissimo così. Qui è un PTA che comunque va a dare dei trade belli forti, barsterecci sulla corsia centrale, ad esempio, dove bisognerà, quando si affaccerà la corsia centrale, chiudere in fretta il gank su una mobilissima Ahri. E comunque è sempre quello scoperchiare delle resistenze avversarie che può far bene su Lee Sin stesso, su Sejuani sulla top quando non c'è però a soggiogare. Quindi va bene, assolutamente PTA è la runa d'ordinanza per queste Trundle, che avrà un ruolo molto importante soprattutto nelle solo lane, mi sento di dire, perché in bot dovremo un pochino arrangiarci, dovremo essere un pochino autosufficienti. Non è una lane facile da scardinare, anche se c'è l'hypercarry, tra virgolette, immobile, perché poi può prendere il taxi su un muro e allontanarsi, c'è il sustain di Yumi. Le solo lane hanno un pochino più la necessità top di essere assicurata, di essere resa giocabile e friscalabile per ACD. Mid dobbiamo snowballarci, non c'è dubbio che quell'action debba snowballare, debba mettere un freno all'azione di Ahri sulle sideline e quanto prima si attivi, quanto prima diventa quella specie di ibrido Marksman Assassin, quanto prima iniziamo a vincere il game e soprattutto a impedire al Dynamic Duo Lee Sin Ahri di controllare la mappa e vincere il game in 20 minuti. Ottimo spostamento qua da parte della botlane dei Gamor, dopo aver preso priorità sulla corsia inferiore, andare a mettere quel lume proprio nel campo dei Krug, spottando quindi un Seaboy in clear, che avevano visto appunto pulire il suo blue buff e poi spingersi piano piano verso la zona inferiore della mappa, ma niente di più in realtà i Gamor, quindi è un po' che non avevano informazioni per scongiurare anche la possibilità di un gank su quella corsia inferiore in Nexus e Camillus. Vogliono starsene sicuri con questo duo di Zeri Yumi, come hai detto, loro hanno un po' lo scaling dalla loro parte, ma devi comunque aver paura di un potenziale aggressivo, offensivo
di Thalia e Rakan per quanto riguarda i match. Direi che anche questa botlane, rispetto a quello che abbiamo visto un po' dai match nel corso del girone di andata, è un leggero step up, o comunque uno spostamento in una diversa direzione, perché siamo passati da dare molta priorità ad un Lucian Nami a questo Thalia Rakan, che direi ha un po' più di spazio di manovra se va male in early game. Sì, effettivamente questi spostamenti intercettati per tempo da Gamor con quel lume, poi con veramente la priorità che hanno instaurato sia in bot che in mid, ha dato lo spazio necessario ad Akabane per giocare fondamentalmente PvE, che per carità non è l'attitudine principale di questo Lee Sin, ma nello scontro a distanza con Trundle puoi almeno avvantaggiarti di un livello, di un campo, avere quel famoso tempo per agire sulla mappa senza trovarti direttamente a tu per tu con il re dei troll, sempre messo. Molto molto forte. Questo controllo sulla topside, tra l'altro, darà un gran bello sbocco al buon Akabane sulla topside. C'è fresco, però, da parte di CD, un loot. Quindi anche non è stato prendere al sicuro. Fase di studio, fase di guerra fredda, guerra di informazioni per le due composizioni. Possiamo stare tranquilli, però, tutto sommato, perché il nostro hypercarry in top fino a un istante fa era custodito dal lume e ora dalla rotazione di Seaboy. Eh sì, l'ha visto Asili, arriverà comunque il rallentamento e il danno necessario di Akabane che conquista il primo sangue. Seaboy potrebbe cercare qualche piccolo trade, ma solo contro due non può veramente permettersi granché. Anche click alle spalle nel caso gli avversari vogliono trattenersi, ma non lo fanno. Melonic e Akabane se ne scappano con il bottino tra i denti. Ed è già un bel vantaggio monetario accumulato dai Gameworld contro i nostri match. Leggono bene l'intenzione di Seaboy di arrivare sul Tribash, di fare in qualche modo da Watchdog, da cane da guardia per ACD. Ovviamente per ACD è molto difficile fare lo stesso mestiere che facciamo noi con il dono dell'onniscienza e individuare quel pathing assolutamente criminale da parte di Akabane che va addirittura a tankarsi torre pur di arrivare alle sue spalle. E il flash non va in direzione di Seaboy, ma va giustamente verso il primo posto sicuro, cioè la torre. Però questo early game sta già buttando parecchio, parecchio male, perché Thalia è un campione che non ha una fortissima fase di corsia. La fase di corsia d'Italia è sensata, è forte, è minacciosa nel momento in cui ha CC setup per far seguire la sua rotazione di abilità e cercare la kill. Quando deve accogliere le wave, pulire le wave e giocare un po' matchando lo skilling avversario fa fatica. Fatica anche in mid lane, dove la stiamo vedendo giocata molto spesso. Figuriamoci in bot lane, dove deve anche condividere esperienza. Quindi l'accesso a quei livelli sulle abilità è ancora più lento e macchinoso. E non è un caso che Rares sia sotto quasi della metà dei CS rispetto ad Inex. Questa è veramente una free lane totale per Inex e Kianus. E anche un po' per quello me l'aspettavo, che mi auguravo che i nostri adottassero una lane altrettanto forte in scaling, anziché cercare questa kill pressure che probabilmente non arriverà mai. Sì, immagino che l'obiettivo sia anche dare a Rares un compito un po' più largo, un po' più generico nell'era teamfight, dove molto spesso l'abbiamo visto su quei tiratori da early game non riuscire ad avere impatto e poi soffrirne nei fight, ma lo vedremo anche in corsia forse soffrirne, perché qua arriva subito l'aggressione di Akabane, ci si vuole però dietro l'angolo, non riuscirà a proporre il suo pilastro in tempo, gli avversari mettono giù un po' di DPS e poi se ne vanno, ma top lane c'è il tentativo di dive su un povero Asili che ancora non ha raggiunto il livello 6, mette giù dei danni ma non basta, il colpo di torre non tira giù Meloni, che è un'altra uccisione conquistata in top lane dai Gamor. E perde anche una monster wave. Queste sono tre wave perse per ACD. È veramente la fine di una lane. Sono 700 gol di vantaggio per Melonic. E ha soltanto raccolto una di due uccisioni che sono state portate sulla top. Prima da Kabane, ora da Zekolad. È un GP che, per carità, non è mai fuori finché il Nexus non va giù. Sappiamo che può recuperare. Ha grandi strumenti per chillarsela inside, leccarsi le ferite, recuperare sul farm. Però questo avvio di partita, se non altro, ha impreziosito l'inventario di Akabane, di Zekula, dei Melanie, che sono un po' la miccia su questo game per i Gameworld. Se possiamo trascurare, fino a un certo punto, lo scaling di Zerya e di Yuumi, dovremo prestissimo fare i conti con lo snowball che quel terzetto avversario topside può avviare. È uno snowball che non ci voleva proprio, che continuerà a tenere Asidi indietro, lo farà faticare per raggiungere i suoi spike, e non sta dando tempo e spazio a Seaboy e Ho-Oh, che sono un altro duo proattivo di agire sulla mappa. Finora di proattivo nel loro gameplay non c'è potuto stare niente, ha semplicemente dovuto pulire le ondate per almeno non perdere vantaggio monetario ed esperienza sugli avversari di corsa. Asili addirittura adesso rischia nell'1v1, Meloni che impegna quell'ustione. Non ancora la Suprema disponibile, ma non manca così tanto e si sta avvicinando un Lee Sin da dietro, quindi temo che per Asili la corsa sia comunque breve. Cerca di pulire un po' l'ondata con la Suprema, il barile per cercare di rallentare. Akabane ce la farà, forzerà il flash di quel Lee Sin, ma comunque è un'altra kill conquistata dai Gamor sulla corsia superiore senza dover impegnare più di qualche cooldown.
male. Quando GP addirittura viene rassurato a questo modo nell'1v1 e finisce col cadere, butta veramente, veramente male. L'allineamento del Gold è piuttosto infame nei nostri confronti. 4 dei Game Ward davanti, qui rischia Zekolad. Un po' di scambio, tanti danni subiti, ma una Suprema che lo porterà verso la sicurezza della presenza del suo jungler. Qualche cooldown impegnato, niente di troppo pesante, ma continuiamo a vedere ogni volta che la telecamera si sposta su questa corsia inferiore. Un Inax in controllo totale della lane, livello 6 raggiunto adesso anche da lui e da Camillus, dal suo accompagnatore. 30 CS di vantaggio su Raresh, e adesso Click è stato un po' trovato nella giungla. Ancora gli manchi livello 6 per lo sblocco di quella Suprema. Sono però ping sul lato superiore del fiume, attorno al messaggero, dove sembra concentrarsi un po' dell'azione. Arriva lo smite da parte Lo di Sigue, che smite. almeno raccoglie quell'occhio del messaggero, ma kill nel trade back arriverà per Melonic. Va avanti a cabana e cerca Asti, prova l'onda sonica, lo insegue. Wow. Rallentamento del cripple, bloccherà un Asti presto raggiunto anche dai controlli Permafrost. palazzetuani. Ottimo il flash out per evitare i controlli. Le arance per un po' più di HP. Si salverà il nostro top laner, ma comunque una kill. La Francia se l'è presa. Questa è forse la miglior risposta macroscopica che potevamo sperare, perché con un Siboy così indietro rispetto a Kabane, con un ACD così indietro rispetto a Melonic, avevamo ben poco potenziale combattivo per questo messaggero. Ci sta lo smite e il sacrificio di Siboy, stai concedendo gol dell'uccisione, ma stai negando quelli delle placcature e potenzialmente del primo mattone, quindi un trade-off che vede crocifisso Siboy, ma ci può andare bene. Purtroppo per ora davvero dobbiamo accontentarci di queste briciole. Sì, lo svantaggio monetario è qualcosa a cui ormai ci stiamo abituando su territorio europeo. Non sembra che siamo mai stati veramente in una situazione di controllo economico nelle nostre partite. Quando l'abbiamo fatto, c'era sempre un'enorme minaccia dall'altro lato, come la Kali di DK nel game contro gli Schalke. Questa partita siamo di nuovo inseguitori, circa 3.000 gold a separarci dalla squadra avversaria, ma come dicevi abbiamo quel messaggero, abbiamo quel primo drago raccolto, abbiamo forse qualcosa anche dal punto di vista dello scaling per campioni come GP, che certo adesso stanno soffrendo, ma sappiamo potranno raggiungere dei picchi se si mantengono in partita abbastanza a lungo, grazie alla generazione oro passiva che un campione come Gangplank ha attraverso il suo kit, ma anche il primo attacco. Vedremo se questo basterà una volta arrivate le prime spike, i primi oggetti, i primi fight. Per ora però dobbiamo un po' accontentarci di quello che passa, per l'appunto, e vedere comunque una Zeri che è indisturbata sulla corsia inferiore continua a generare vantaggio passivamente, mentre i roam del nostro support non ci stanno portando da nessuna parte, non è una bella esperienza. Assolutamente, per questo tipo di lifestyle nella corsia inferiore, Thalia non è il fit perfetto, per usare un eufemismo, è anzi un campione che fa tremendamente fatica, vorrebbe poter liberare velocemente la wave e roamare. Purtroppo non hanno mai avuto agency C'è sulla quello però wave dentro l'engage. click. Troppo tardi. La spinta sismica di Ralesh non riesce a connettere direttamente con il CC avversario. Dà il tempo ad Inax di flashare fuori. Quindi sarà qualche di nuovo scambio di cooldown. Click brucia tutti i suoi. Si prende il flash di Inax. L'epilogo di Camillus, che anche lui rallenta un po' il follow-up dei nostri Machkoa. Provano a far sentire un po' la pressione sulla botlane, ma niente di guadagnato. E ora meno di un minuto al prossimo drago. Quello potrebbe essere terreno di un futuro scontro. Per concludere il discorso che avevo avviato, questo non è assolutamente il gameplay che vorresti fare da Thalia bot. Il tuo supporto da ingaggio dovrebbe quasi da solo zonare la coppia di campioni avversaria, nel realm migliore possibile, nel realm onirico a questo punto, per questo binomio bot. Mentre Thalia poi c'è un'ondata e ruota, qui si è staccato dalla torre. Ai ai ai, questa è una fortissima combo di Melonic che va a prendersi Acidi direttamente con Ustione Suprema. Forse Acidi pensava Melonic non avesse abbastanza mana, perché lo vediamo concludere su doppia cifra ma risicata. Invece Melonic ce l'ha fatta, mentre non si è vista, ma Wave. mid lane costretto a usare il suo flash per uscire fuori da un'aggressione di Akabane. Botte nel frattempo Inax con lo schianto elettrico per disingaggiare, un po' costringere Machko ad arretrare, va a inseguirli con il suo sparafulmine. Messaggero droppato per cercare di guadagnare un po' di spazio. Siboy di fare il suo per aiutare Ralesh a non rimanere troppo indietro in questa corsia, ma sono comunque 300 unità d'oro a separare i due bot laner. Meglio però di della top lane, dove ne vediamo 2000 a Già. favore di Melonic, che addirittura si prende adesso una sfera dell'oblio con Sejuani. Sente di aver bisogno di quelle ferite gravi, a quanto pare, nello scontro diretto. Magico, intanto si muovono sul tavolo. Una scelta particolare quella dell'Oblivion Orb, anche perché sappiamo che da diverse patch il componente non porta ferite gravi
di entità importanti. Bisogna poi chiudere l'oggetto. Quindi mi chiedo se veramente non stiamo per assistere ad una Sejuani con un forte tema Ability Power. Eccola qui, Cloud. Con un forte tema sull'Ability Power, quindi magari anche un abbraccio demoniaco a seguito di quello che potrebbe essere un Morello Nomicon. Sarebbe veramente singolare vedere Benonic investire nell'Oblivion Orb, un componente, non chiudere mai l'oggetto e lasciare quel 25% di ferite gravi sia un po' la sua stella polare nell'Oblivion della side. Penso che potremmo vedere davvero una Seju che spinge molto sul tema della P, per quanto bene andata la sua corsia, ma quello che mi consola è che i Machoke hanno trovato due draghi. Non sarà il miglior modo per chiudersi a riccio e friscalare, anche perché la situazione non credo proprio che scali con l'avversario, ma qualcosa è per un early game così disastroso. Cercano anche qua un po' di aggressione a cavare, però con Yumi in spalla non teme rivali e si porta facilmente oltre il muro. Un ward jump, puliscono un po' la visione di Machoke. C'è quello, gira l'angolo, minaccia. Un charm, trova infine Siboy, un buono scambio di danni, arriva anche a Cavani con l'epilogo addosso, il suo giocare tra Siboy un po' più di resistenza, ma non arrivano i controlli da parte di Click. Siboy riesce a flashare fuori, va dritto tra le grinfie di Meloni, che arriva dalla top lane a conquistarsene un'altra. L'onda sonica trova Click, ci sarà anche il colpo risonante, il passaggio oltre il muro direttamente nel mind Cecolad, che raccoglie quello che resta il 7-0 per i Game Lord. Mi correggo, pochi secondi, cade anche Rare sotto i colpi del cinghiale, 8-0 per i Game Lord. È partito il treno dei Game Ward, indubbiamente ci investe con tutta la forza di questa gold lead a questo minutaggio. Siamo legati ai binari. Quel capotreno Melonix e Juani ha trovato due dive che sembravano unfair, sembravano parecchio ingiusti, ma bello il collapse a 3 che trovano nella giungla per un Siboy che è costretto a fasciare difensivamente. Melonix con la sfera di Kistra lo trova perfettamente l'inserimento tra le due torri per ripulire della kill, e poi rimane di Click solo un ricordo, facile la sua pulizia. Melonic ancora beneficiando del bulbo, va a fare pulizia. Queste sono azioni che Sejuani può permettersi di intraprendere anche per la velocità con cui ha chiuso l'oggetto mitico, per il forte potenziale offensivo che ha sbloccato con il Morello Nomicon, che va effettivamente a concludere. Concluso su recall dopo l'azione, te l'avrei detto. Sbirci un po' l'inventario. Morello Nomico second item per Sejuani. Strano davvero. Molto strano, ma con 3000 gol di vantaggio contro Gangplank puoi anche fare anche un Rabadon, per quanto mi riguarda. Ormai la lane è tua, il game è tuo, e sembra essere così anche per i Gamer, che stanno ormai segnando i loro 6000 e oltre gol di vantaggio contro i nostri poveri Machoke, che hanno sì quei due draghi, ma hanno anche Click e Siboy in un lato di mappa non particolarmente favorevole. Insegue Sekulat con assalto spirituale, cerca un po' di ostacolarlo. Non arriveranno però i controlli, un altro scatto in avanti per Cecola, devi soltanto aspettare il charm, il momento giusto per ritrascinare dietro uno dei nostri. Buoni danni con il laser ultra shock, arrivano anche però da dietro, Cavane e Meloni, che però è una brutta vista per i nostri dei Machoke, che si vedono già divati, già morti praticamente, stanno scrivendo teologia, stanno incidendo i loro nomi sulle lapidi. E non solo kill su kill su kill, ma anche torre a decorare il tutto e una seconda capocciata al messaggero, come se non bastasse. Pesantissimo questo timing del dive, poi coadiuvato dallo spawn del messaggero, intelligentissimo da parte dei GP. Sapevano di avere spazio e tempo per portare a casa questa iniziativa dopo aver azzoppato la nostra top side, dopo aver reso vano quasi il pick di Akshan, che giustamente sta provando a giocare per se stesso. È comunque un campione che deve raggiungere il proprio spike prima di andare online. Questo Kraken Slayer non è che l'inizio di uno spike, dovrebbe il più possibile raggiungere quel terzetto di oggetti da critico, trasformarsi in quella sorta di ibrido Assassin Marksman che accennavo prima. Qui davvero non c'è un click fuori posto, non c'è un'intenzione fuori posto da parte di Game Ward. Sanno di poter insistere, sanno di poter rapidamente pulire le ondate con Zekola del suo orco, schianto di Inex e poi far tankare la torre in palleggio tra quel messaggero e quella Sejuani, così dannatamente avanti, che può fare quasi da jungler secondario. Si attiva sulla mappa quanto un mid laner, quanto un jungler, ovunque vada sa che può raccogliere. Demonic Embrace terzo oggetto, questa Sejuani ricalca un po' le orme delle vecchie Sejuani da solo lane, quelle che solo i One Tree giocavano con la P. Di nuovo un tentativo di scambio tra i due, come vediamo siamo attorno agli 8000 gol di vantaggio per i Game World, un po' meno adesso. La cosa che ci può consolare è che questo è lo svantaggio a cui abbiamo giocato per buona parte della prima partita contro i Game World, ma se ne può cercare di conquistare un'altra e arriverà molto facilmente, sempre nelle tasche di quella Sejuani. Melonic ormai in volo, 12-0 lo score dei Game Ward. Tre torri nel frattempo conquistate dai Machoke, con anche tagli obiettivo annesse, quindi questo è probabilmente la cosa che ci sta tenendo un po' a galla, come vediamo su quelle 6000 unità adesso d'ore di svantaggio. E come stavo dicendo, buona parte del game di andata contro i Game Ward l'abbiamo giocato sotto di 8000 gold, e comunque
riuscivamo a dimostrarci competitivi, litigare un po' nei team fight, farci sentire in questa partita, però lo svantaggio forse è minore, ma non sembra di vedere neanche uno spiraglio per i team fight. Ogni scontro è unilateralmente game on. La speranza è tra le più rocambolesche che mi vengono in questo momento, è che davvero questo trampolino che ha preso Melonic si traduca in stat che Seaboy col suo giocare fascia su e in qualche modo giri fight. In tutta onestà, la nostra è una composizione che al fuori di GP scala bene, si configura bene contro quell'avversaria. Hanno un ottimo team fight con grosse abilità d'area, dalla buona portata per cercare gli ingaggi, l'intero kit di Lee Sin, la ulti di Sejuan, l'epilogo, il flank che può portare avanti Zay con il suo assalto spirituale. Sono anche campioni che, al netto di quanto bene è stato, buono è stato il loro early game, di quanto bene è andato il loro early game, possono fare la voce grossa anche in late. Veramente poi Zay e Yumi sono i due campioni assieme a GP di questa mappa, di questa landa, più pericolosi in ultra late. Qua siamo ben oltre una zona di recuperabilità. La speranza è che ci siano i scivoloni, quelli certo rendono sempre recuperabile un game, raddrizzabile un game, ma GV e in generale le squadre di LFL non sono note per sparioni di questo tipo. Purtroppo è vero, purtroppo per noi è vero. È anche da dire che Game World effettivamente, come altre loro connazionali, qualche game missato l'hanno dimostrato, ma perderne uno da una situazione di controllo del genere servirebbe più che qualche piccolo scivolone. Questo potrebbe essere l'inizio. Aggressione su Meloni, che adesso è bloccato sotto torre, tanti danni in arrivo, e lo shutdown in tasca Ho è molto prezioso. Si è però attivato Innax, che continua a far fuoco dalla sua suprema. L'importante adesso è non ridare indietro alla squadra avversaria quello che siamo presi con la kill. Questo è uno shutdown, aiuta. Una shutdown anche bello importante in tasca a forse quello che è il nostro maggior carry. Sì, sì, per l'identità del campione indubbiamente sì. A questo punto Ho-Ho con la build a Kraken Slayer, Lama del Re Rovina, può imbastire una vera e propria build da tiratore, con Raresh che continuerà a ricoprire un ruolo da mage, da setup. Ciao su Seaboy, su Seaboy che però lo regge, ottimo il knockback su Akabane, costretto ad una stasi adesso bloccato in quella regione dorata. Ho-Ho dietro l'angolo, camuffato, non vuole chiaramente esporre la sua posizione agli avversari, e noi non dobbiamo assolutamente fightare senza quel Shanda la nostra. Vanno però sul Baron in Game World, inizialmente anche sotto la visione, punendo un lume blu dei nostri match, quindi lo sappiamo. Sappiamo che i nostri avversari stanno puntando a questo obiettivo, dobbiamo soltanto farci coraggio, farci avanti. Suprema di Gangplank per fugare ogni dubbio. Game World scappa una volta vista un po' di resistenza. Rompiamo un po' il loro tempo, il loro momentum, e guadagniamo ancora istanti preziosi perché i nostri carry puliscano le side. Sta facendo Ho-Ho sulla top, lo sta facendo ACD sulla bot. Si tratta veramente del più elementare dei game di Pong a questo punto. La pallina nel centro, sono le wave, la nostra racchetta un po' più corta, un po' più piccola di quell'avversaria. Andrà a pulire le wave nella speranza che si rimpolpino un po' le finanze dei nostri match, che effettivamente non stanno a questo punto, a questo minutaggio, con questo gol deficit, non sono più del tutto gambe all'aria. Però se vado a vedere l'allocazione delle risorse, se non altro è la top side dei game world, che non possiamo neanche sognare di scalfire, non allo stato attuale degli inventari dei nostri. Però c'è un GP di mezzo, c'è un Trundle che sappiamo avere un tasto R parecchio forte con l'avanzare del game. Serve poi veramente la migliore esecuzione possibile da parte di Raresh, perché è uno dei nostri primary engage e disengage con il suo controllo del terreno. Hanno una composizione dei nostri avversari che li vede camminare in nostra direzione, che li vede cercare dei dash, e lì serve tantissimo il terreno instabile di Raresh, serve il suo smottamento, serve rompere il flusso d'aggressione. E questo è un bel flusso d'aggressione, perché Raresh è sparito in uno schiocco di vita, non ho neanche visto arrivare Meloni, che già si è portato a casa un'altra importante risorsa per la sua squadra. Soltanto quello, anche il soggiogare di Seaboy adesso bruciato, e ci farebbe tanto comodo nel cercare di fermare la presa del barone dei nostri avversari. Meloni nuovamente nascosto tra le ombre, con il lente dell'oracolo si assicura di non aver lumi a tradire la sua posizione. Barone in questo momento non inquadrato, la regia non mi assiste, fatemi vedere quanta vita ha quel Baron, quanto tempo Meloni possiamo permetterci di prendere. Meloni però sul fianco leggermente spottato adesso dai nostri, ancora non si vede quel Baron. 7000 HP, cerca l'ingresso in profondità, click, non arrivano però abbastanza danni, abbastanza barili sulla backline. Tanti Valorant nel suo avvocare che si salva con gli ultimi 10 HP grazie anche al suo scudo. Innax può permettersi adesso di inseguire, di far fuoco, sta però arrivando il muro della testitrice, rinforzi nuovamente la nostra Raresh dalla base, full HP per cercare magari il round 2 di questo scontro, e devo dire non ne siamo usciti affatto male. Barone fermato, qualche summoner spell qua e là,
sembra che non ci saranno fatalità. Tutto ciò che non è procedere verso una win a game world ci fa bene, ci dà tempo, ci dà spazio, ci dà respiro, ci dà gli strumenti per infilare risorse dei nostri inventari che ancora scarseggiano. Anche già controllo da parte di Rare Chase di sulla bot side, non allestiscono visione, purtroppo questo è un peccato perché ci avrebbe guadagnato un pochino di tempo per occupare il pit proprio un istante prima che spawnasse il drago. I nostri sembrano più timorosi però che questo push in mid per i game world si traduca su una veloce rotazione sul barone. Probabilmente concederemo drago, una seconda copia di Cloud Drake, direi che possiamo anche non affannarci. Direi che possiamo anche sì, concederla pur di avere ancora una volta ACD e OHO sulle side a pulire, a recuperare. Questo è un trade-off che facciamo volentieri. E mi permetto adesso un commento, perché effettivamente con questa presa di Melonic di andare verso questa Sejuani molto incentrata sul potere magico, sembra addirittura voler optare per una Zonia adesso come quarto oggetto, abbiamo a conti fatti una Sejuani che si sta affidando quasi solo sulla sua passiva per la resilienza. Quindi nel momento in cui Sibu riesca ad inserirsi con un soggiogare su una Sejuani ancora a resistenze garantite, stiamo effettivamente annullando la presenza di una frontline per la squadra avversaria. Questo ci deve lanciare in uno scenario in cui il nostro primario concern è semplicemente assorbire la prima aggressione avversaria. Vediamo se riuscirà a farlo Asi di qua. Immortal incontro Cavane, cerca il duello, ma lo flash finale a Cavane, si salva con le ultime briciole di HP e i suoi scudi, ma per fortuna Rare ci arriva a ripulire. Shutdown raccolto, nuovamente uno scambio che economicamente va a nostro favore. Ricordi quanto eravamo in svantaggio qualche minuto fa? Avevamo toccato le 8000 unità superate, adesso siamo a 4000, abbiamo quasi dimezzato quello svantaggio. Questo game in realtà sta andando negli ultimi 5-10 minuti in nostro favore. Non me ne voglia Naresh, ma faceva tanta differenza vedere direttamente Esi di raccogliere quello shutdown. Avremmo proiettato il nostro hyper carry su una situazione probabilmente da terzo oggetto e spicci chiusa a 25 minuti. Avremmo praticamente recuperato del tutto la situazione drammatica che si è consumata in top con Esi di che è andato 0-5. Zero, l'assist è arrivato soltanto ora. 200 CS in 25 minuti, ci possono stare, di nuovo, in relazione a quanto difficile è stato l'early game di SD, ci può stare questa build che va ad abusare parecchio, tra l'altro, del fatto che l'avversario non stacchi così tante resistenze. Quel Prowler a me piace tantissimo, cioè, si tende molto a sottovalutarlo, ma il fatto che il danno di GP tende a ignorare l'armatura fa del Prowler un ottimo strumento, innanzitutto di mobilità, assolutamente, che altrimenti non avrebbe, ma anche di letalità, che servirà a far sparire dal fight campioni più squishy come Akabane, sai, con la Dinex e lo stesso Camillus dovesse staccarsi. A questo punto ci metto dentro anche Melonic nel calcolo, proprio perché è andato per una build happy heavy. E dobbiamo stopparli, abbiamo lo sbarramento dal tigliere di GP per farlo, c'è anche il soggiogare di Sivoy. Già, abbiamo anche il teletrasporto che immagino Astrid dovrà impegnare, infatti è quello che arriva nella giungla. C'è però uno ciecola da copertura sul lato sinistro e questo barone sta andando giù molto in fretta. Lo sbarramento dell'artiglieria arriva adesso a interrompere l'azione sul barone dei Game Ward, che però ciecola sul flank. Una ottima prigione glaciale trova Uwe, quello è il nostro carry che se ne va, è uno shutdown conquistato dai Game Ward. C'è quello al basso in HP, ma c'è Yumi a sostenerlo, quindi vantaggio numerico nuovamente per la squadra francese. E noi all'inseguimento, all'assedio, mentre loro riportano il vostro sguardo sul barone. Qualche barile cercato qua e là, non si connette da parte di Acidi. A livello di cooldown hanno soltanto la suprema di Akabane, noi ne abbiamo molte, compresa quella di Ho, che però ci aspetta con la schermata bianconera, quindi anche i Game Ward decideranno che forse non è la cosa più saggia andare adesso verso l'obiettivo così importante. Si accontenteranno di uno shutdown, shutdown che per loro era meritato, perché OHO, come vediamo ancora adesso, è l'unico giocatore che abbiamo in vantaggio monetario contro la controparte avversaria. L'unico lampo di verde, di verdino, di verde cinabro che vediamo sulla parte bassa dei nostri schermi, quell'1,1 K di vantaggio per OHO. Fa ben sperare per il tipo di build che è andato a fare. Poi abbiamo davvero tante speranze se lui diventa il nostro marksman titolare. Stiamo rosicchiando quello svantaggio. A 27 minuti soffrire un deficit di 4000 gold non è qualcosa di insopportabile, specialmente se grossa parte di quel vantaggio è su Lee Sin, che a questo punto sta già ricadendo in quella che Coach Cristo stesso aveva definito durante lo Spring Split un'identità da CC bot. È lì a mettere il suo kick, a disturbare con il suo sustain, ma non è di certo un campione capace di assassinare la nostra backline, quindi dobbiamo prendere con le pinze la presenza di Akabane nel fight e orientare questo a giocare su Sivoy. Anche adesso perché c'è quello che potrebbe essere target di Sivoy, che trova un bel pillar, lo costringe subito una suprema difensiva. È un cooldown mangiato, è un buono scambio e io effettivamente non oso aprire bocca, perché d'ora in poi si giocherà tutto sull'esecuzione, quindi non voglio rischiare la pessima gufata, ma game sta prendendo una direzione un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio, e mi fermerò qua mentre si scrutano ancora un po' in cagnesco le squadre da un lato all'altro di questa corsia centrale. Game Ward sul lato superiore, Baron side, noi un po' più sul Drake side, si vuoi ancora avanti
ricerca magari di un pick su qualcuno di isolato. Cioè, quello ha bloccato da quel pilastro, non ha la Suprema, costretto quindi a flashare via dalla spinta sismica di Raresh. Suprema di Sejuani che inchioda si boy, ma abbiamo la ritirata. L'epilogo va a vuoto e Machko disingaggiano perfettamente dal movimento avversario. Tre Supreme quindi non disponibili per la squadra avversaria, noi le abbiamo ancora tutte. Machko potrebbero cercare un'aggressione Benoni, però il primo a farsi dentro proprio su Siboy, che va a rubare le resistenze. Click cerca un po' di zonare gli avversari, c'è però da tenere d'occhio adesso quella Zeri che è finalmente diventata forte e pericolosa. Suprema attivata, la prima kill però è nostra, ancora una volta si disingaggia, ci accontentiamo, morso alla volta senza esagerare. Tre Supreme utilizzate adesso da parte nostra, tornata quella di Cecolad, quindi Cecolad da Cabane ancora con le loro, Cecolad sul flank a cercarsi il charm su Hawk, però danno su Cecolad. Cecolad in una posizione terribile, lo shutdown è nostro, i Machko rispondono al fuoco, adesso il Dragon in scontro a qualche secondo, potrebbe essere la volontà di Soul Point, il Barone ancora sulla landa, potrebbe essere il nostro primo grande obiettivo. I Machko vanno verso la scelta più safe, il drago, quello meno rischioso, il soul point della nuvola, certo non eccessivo, non tremendo, ma comunque un vantaggio. È l'acuto nel fight dei Machko che importa, è che 4 quinti della vita di Zekolad siano spariti allo schioccare delle dita di ACD in formato Thanos. È Melonic che va per una zona orripilante, avrò tempo di parlare poi in post game, che non dà a quella Seju il ruolo di frontline che da draft era stato affibbiato. Guardate la poesia, c'è uno zoom su questo replay sulla barra della vita di Zekolad che sparisce. Qua abbiamo il carry online. Qui Zekolad si deve scordare di fare delle sortite del genere sulla nostra backline, perché la nostra backline ha un cane da guardia che risponde al nome di Gangplank, che risponde al nome di ACD, pronto a girare una partita di sofferenza, di una partita da trascinatore dei nostri Machko. La God Lead è praticamente svanita in relazione al minutaggio. Abbiamo noi pretese su questo barone, vista la visione profonda. Spingiamo le wave finalmente da protagonisti dopo 30 minuti di agonia. 3000 gold a separarci dai nostri avversari, l'hai detto, gli oggetti più pericolosi, gli oggetti più grandi, i vantaggi più grandi sono su quella che è la frontline avversaria, la frontline dei Gamor che ha scelto questa itemizzazione meno convenzionale per Melonic, un Lee Sin che già un po' si perde per strada, ma se l'enigma della partita era il terzo oggetto, lo abbiamo già risolto, in molti luoghi lo abbiamo già risolto, livello 16 per Acid adesso, Suprema massimizzata da parte del suo Gangplank. Ci stiamo muovendo verso delle spike veramente importanti, anzi mi sento di dire le più importanti le abbiamo già raggiunte, ma occhio perché adesso finalmente arriva anche quel frammento d'infinito per Innax da Zeri. 0-0-6 che ancora non ha avuto modo di rendersi protagonista di questa partita nonostante sia forse pietra miliare di questo meta. 15-4 in uccisioni, ma è come non kills sentire don't matter. A tratti kills don't matter. E adesso occhio perché siamo in momenti delicatissimi della partita. Manca uno Spike Moon, il Putrefire di Click. È so important quel Putrefire, è veramente un unlock importantissimo sulla negazione di un sacco di sustain dall'altra parte. Banalmente c'è Yumi, c'è una Zeri da scudo. Trova Click bloccato nel gelo perenne, quella è subito un'uccisione trovata dai Gamor, però sparisce Camillus su Camillus che si è staccato nel momento sbagliato. Siboy si prende la Suprema di Sejuani, ma sta tankando, c'è cosa ancora una volta, scatta avanti ma prende una marea di danno e occhio che si lancia in avanti con quella sua Suprema e subito i Gamor sono costretti a fuga. Inex però in Suprema attiva, cerca di fare danno, un bel parlé lo rispedisce al mittente. Game Ward partono avvantaggiati nel fight, ma anche nella risposta 4v5 Machko hanno qualcosa da dire. Abbiamo da dire, abbiamo munizioni, abbiamo frecce nella nostra faretra, abbiamo scambiato Click per Yumi. Abbiamo multipli alle spalle, però alle spalle dei nostri, quella Yumi se non altro spawnerà, farà molta fatica a unirsi. Il Baron però è stato conquistato, ok Charm, ok la ripresa. Oh, va a cercarsi Cecolad, qualcuno temo dovrà sacrificarsi. Lare sarà il primo, forse addirittura Acidic, che però flash oltre il muro, cerca la salvezza del bulb esplosivo. Cecolad ancora a caccia, la landa della nuvola che aiuta i nostri inseguitori, però ci guadagniamo il nostro spazio. Il barile aiuta a Cabane sotto torre, rischia Click nuovamente tra di noi. Siamo salvi in 4 mani del Barone ancora up. È molto importante essere usciti con le nostre gambe da questo Baron Pit. Avremmo finito col dare forse un angolo per la chiusura a Gamor addirittura, ma a situazioni di questo tipo, a queste crisi, bisogna rispondere con grande coraggio e prendere questo Barone. È uno dei passi necessari per risalire in sella su questo game. Il danno, l'errore di Camillus che esce nel momento in cui le piastrelle di Nonora restano ancora lì, non può ricongiungersi agli alleati, viene bloccato e abbattuto. Lo scambio tra supporti ci premia perché quello i Game Wars a questo punto più che un supporto inizia ad essere un hyper carry, una Yumi a 32 minuti che con due oggetti va a impreziosire un carry elevandolo a potenza.
decisamente responsabilità diverse rispetto a quelle di Click, più da playmaker, più da empoweratore del nostro team, sì, ma deve arrivare quello stramaledetto Putrefier. Capisco la volontà di quel cronografo, ma il Putrefier, torno a ripeterlo, è un checkpoint importantissimo delle build di tutto il nostro quintetto. Senza ferite gravi non andiamo a mettere un freno a quel sustain innaturale che trovano a Kamane con la Gore Drinker, Yumi col Tiregraffi e poi ovviamente Inex con l'Arco Scudo Immortale. Serve come il pane quel Putrefier. Molto importante. Parlando però di spike importanti, Yasili si è trovato un frammento in infinito adesso, quindi quei barili stanno entrando ufficialmente in range di one shot per i bersagli più fragili. Cioè, guarda un po' sul flank a cercare di disturbare l'assedio dei Magico che si portano a casa la torre in corsia centrale, quella interna. Velonic nel frattempo in botlane spinge avanti l'andata e cerca di guadagnare un po' di pressione sulle sidelane per scacciare via i nostri dalla loro con questo barone. Ancora un minuto del buff, 15 secondi per lo spawn del drago della nuvola, quello che potrebbe darci l'anima, e con essa, si spera, il suo 93% maledetto siamo human rate. Ottimi utenti di quella soul, con Rakan, con Trundle, abbiamo tanto da ottenere da quel preziosissimo 93% di Wirrate. Occhio flank, c'è quella di Akabane, cercano, ma non trovano, il charm a vuoto, e questo è molto importante, adesso abbiamo informazioni sulla loro presenza. Questo drago, c'è neanche necessariamente bisogno di andare a contestarlo, un barile che non connette da parte di Yasili, purtroppo, i Magico devono stare attenti a non rischiare tutto qua su questa azione, su questo obiettivo. Non è la loro anima, è la nostra. Possiamo ritardare di qualche istante, ma Click va in profondità a cercare Sinax. Non lo trova, purtroppo. Il muro della testitrice separa un po' il fight. Asili cerca di fare danno e si porta giù. C'è quando... No! C'è la stasi! E il primo a cadere è proprio Click. Rare cerca di fare danno, ha detto il muro, ma Inax era solo e libero. Asili finalmente si è smarcato il mid laner avversario, ma è uno scambio di uno per uno. Ho perso il supporto, loro il mid laner si voltano nuovamente sul baron. È scaduta la suprema di Inax, ma quella Yumi è ancora in sua spalla. Non hanno più supremi i nostri avversari. Per noi ancora Ho-Ho con il suo lastatore per eccellenza. Seaboy poca vita, non può avvicinarsi facilmente, però il pilastro potrebbe offrire un angolo di inserimento. Il terreno blocca Meloni, tanti danni. Inax metà vita, carica Ho-Ho da lontano, cerca di curvare i proiettili, assorbe proprio la maggior parte Camillus, che era fantastico. Scoppia! Uscita, ma non abbastanza, perché Ho-Ho solo va a lastittare il pilastro poi per cercare di guadagnare tempo per metterlo in segmento. Non è permesso, però se lo sta andando a cercare con anche la landa della nuvola del sisterlo, ma Gamers scappano via con il drago della nuvola nel taschino. Wow, questi fight sono sul filo del rasoio. Peccato non ottenere quella soul. Come dicevo prima, abbiamo tanti utenti di quella soul meravigliosi. Penso a Rakan, penso a Trundle che sblocca un bel bar di movement speed una volta premuto il soggiogare. E qui non mi è piaciuto il movimento di Rares. Prima che andasse a mettere DPS, prima che andasse a esercitare crowd control, è passato veramente tanto tempo. Quel muro della testitrice lo ha posto troppo lontano dalla frontline nemica. Non l'ha messo in condizione di apporre anche solo una piccola bruciatura di Liandry prima di poi riposizionarsi. È stato paziente CD che, utilizzando questo sbarramento da TNT, ha un po' diviso in due atti il fight, andando poi a trovarsi anche il tempo per recollare e tippare back, ma a quel punto erano troppo asserragliati all'interno del pit. E Inex, dobbiamo veramente serbargli grande rispetto, perché è un campione su cui abbiamo ben poca agency. Un campione che si annida nella backline, molto mobile, protetto da Yumi, protetto dai crowd control di quella siege di quelli sin. Non abbiamo però, tra le corde del nostro team, il diving backline. Però mi posso permettere, te lo chiedo, quanto pensi abbiamo giocato bene quel fight? Da 0 a 100%? 30-35. 30-35. E abbiamo portato comunque fuori un fight, vero, non voglio dire vincente, ma quasi. Abbiamo perso il drago, vero, è vero, ma il resto erano gli avversari a scappare a fine, non noi. Guarda adesso la Goldrid, nemmeno 1000 gold. Abbiamo un GP, e finché abbiamo c'è un GP di mezzo... Abbiamo un Akshan, abbiamo una Thalia, e anche i Sulani si stanno facendo sentire. Loro hanno una Zeri, però. Loro hanno una Yumi. Quelli li dobbiamo continuare a rispettare. E quanto ancora passerà prima che Melonic magari decida di rimuoversi verso una build più resistente, anche se ormai abbiamo gli strumenti per gestirlo. Catene dell'anatema potrebbero essere molto utili. Rassidi, però, adesso rischia. Questo è il pick che non possiamo permetterci di subire. Doggiata però la Suprema. C'è Cecolid in arrivo. Sidestep in Charo, risponde a danni enormi. Acidi non trova il colpo di grazia. Con anche l'artiglio del predatore investito, questo è uno shutdown molto prezioso per i Gameward. A 30 secondi dal barone abbiamo perso il nostro top laner. Questi sono momenti spiacevoli, questo è quello che dicevo prima, ormai si gioca tutto sull'esecuzione, non possiamo permetterci scivoloni del genere. Anche perché sulla carta è molto difficile che riesca a scambiare Acidi per Zekola da questo punto del game, quando c'è di mezzo con Yumi a poterla proteggere. Non è il tipo di trade che deve cercare. Non c'è un uno per uno che siamo disposti ad accettare se Acidi è la merce di scambio. Deve rimanere vivo e fare tutto il fight a sbarilare gli avversari, ad applicare parley, a fare danno con la passiva.
è il nostro carry titolare, non possiamo ragionare su quel GP come se fosse un assassin, come spesso si può fare. Noi non abbiamo questo lusso in questo game. Il pallone è arrivato, gli avversari sono già su di esso, il charm di Chaglod va a vuoto. Quanto tempo possiamo guadagnare? 9 secondi ad Asili, ha il teletrasporto, ci sono i lumi, vedono il barone, si boy ancora con flash e smite disponibile, potrebbe cercare Miracle, si boy va avanti, l'epilogo per cercare di guadagnare un po' di spazio, non vanno a segni contro gli avversari, sta arrivando il teletrasporto, questo è molto importante, si boy flash dentro, non arriva lo Seal, se lo portano comunque a casa i Gamer, ma adesso possiamo cercare l'inseguimento, siamo tutti e cinque presenti, anche Murda e Testivice per sbarrare lo Star, i danni però che arrivano da parte di Innax, sulla ripiata sono immensi, flash avanti di Zeri, Pixel va a cercare dietro lo Charm, stiamo guadagnando tempo, va giù Meloni che no, capito. Click su l'inseguimento, Innax però sta facendo un DPS folle, finché non lo aggiungiamo non possiamo fermarlo, è uno scambio 1-0, loro hanno preso il Baron, si poi ancora l'inseguimento, pilastro per rallentare Innax, il muro potrebbe rallentare la fuga dei Gamer, ma non abbiamo abbastanza vapore per lanciarci su di loro. Oh, prende priorità in mid, raggiunge il livello 18 nella partita, anche questo Akshan come il suo compagno dalla top lane, livello massimo per loro, Barone in mano ai Gamer per ancora 2 minuti e poco più. Ce la stiamo giocando contro i francesi, sì. Primi della classe. Incredibilmente sì, e va detto Mon, non nascondiamoci dietro un dito, per gentile concessione di un team che si è decisamente assopito su quella gold lead da 8k, ma non importa come siamo arrivati a questo punto, l'importante è che a 39 per minuti, gentile concessione, stiamo ma giocando. Non solo. Ma non solo, assolutamente. Stiamo giocando probabilmente la nostra miglior performance di questo group stage della Mansion EU Masters. E l'ho detto anche il giorno d'andata, abbiamo passato un'enorme parte della partita contro i Gamer sotto di 8000 gold, ma non riuscivano a darci il colpo del KO. La differenza è che questa volta con gli 8000 li abbiamo recuperati. Adesso siamo a nemmeno 2000 unità d'oro a separarci. Pochi secondi di nuovo dallo spawn di un drago che darà l'anima a una squadra o all'altra. Dobbiamo controllare questo terreno, dobbiamo far sì che sia tremendamente pericoloso da percorrere questo fiume per gli avversari. Lo possiamo fare con Rares, lo possiamo fare con Click, che deve rimanere nascosto, in agguato, pronto con la sua ult e il suo knockup. Ok Charm, ok controlli, un passo alla volta possiamo farci strada attraverso il teamfight avversario. Abbiamo un front to back più efficace, il problema è raggiungere quella Zeri, ma finché Zeri non riesce comunque a buttare giù la nostra frontline, possiamo permetterci di buttare giù la loro. Si aggredisce il drago, Rares a fare da pattuglia dietro la tana, il muro della tessitrice a bloccare la via di fuga degli avversari, separa buono. Anche Inax molto la sua buono taglio su Meloni nell'angolo, ma non possiamo inseguirlo, non possiamo inseguirlo così vicino ai danni avversari. Barile, boom! Su Inax, metà della vita di quella Zeri che se ne va, e Click subito avanza andando a cercare Jackpot, però trova un charm in backline su Olo, congela Click, si vuole nella backline avversaria, nel frattempo devono arretrare, Click bloccato nei controlli, oh però l'inseguimento di Jackpot, non... nessuno va a finalizzare l'uccisione, ancora tante barre di HP basse, ma nessuno è ancora caduto, e quel drago compreso nel conto. Chocolate però vede il recall di Oh e se lo mangia nel cespuglio blind, senza nemmeno un lume. Anche wow. Click è caduto improvvisamente, lo svantaggio numerico è nostro, 3 contro 5, dobbiamo cercare Miracle assiragliati in questo cespuglio. Asili e Rares cercano tutto per tutto, il barile è piazzato, va a cercarsi Chocolate che però flasha meravigliosamente oltre il muro, e Inax è in mezzo alla nostra squadra e sta seminando il panico. Asili riesce a scambiare la vita di Chocolate, ma Rares in fuga non potrà fare granché se non lanciare qualche sasso innevato in faccia a Sejuani, ma ci abituata, i Gamer vincono il fight, avranno accesso al drago, avranno accesso all'anima, ma ancora niente più di questo. Secolad su quella kill trovata ai danni di Oh ha risolto un caso, è diventato un detective, ha fatto un po' la cerita di tutte le ward che c'erano sui choke point che portavano alle possibili vie di fuga di Oh, si è fatto due conti, su nessuna di quelle era passato il nostro mid laner, deve essere proprio lì in quella fronda nel river, e in concatena il charm, il suo orb, va a chiudere una kill su Ovo. Non c'era veramente verso che Ovo potesse regolare quella posizione. Facile, per sé. Non è uscito a sinistra, non è uscito a destra, è ancora lì. Premo le mie skill che in modo che traccino un po' tutto il bash con la loro portata e la kill la troverò. E con l'uomo in più a quel punto faccio la salita. La decisione diventa istantanea, intuitiva. Si buttano tutti dentro e con l'uomo in più puliscono quel che resta del nostro teamfight. Peccato, peccato perché su quella separazione che aveva trovato Rares avrei voluto vedere i match un pochino più reattivi, aver tagliato fuori Meloni, che aver fatto già saltare Inex al di qua del muro, aveva fatto una buona apertura sul fight, poi purtroppo l'ingaggio di Click non è stato dei migliori, è andato a connettere con il charme, col knockup sul solo Meloni che ha potuto andare in stasi direttamente, e quindi ha reso l'intero kill del nostro primary engage vano. Ma siamo alle battute finali, build piene da un lado e dall'altro. Chaglod con quel sigillo oscuro che spera di poter magari convertire in qualcos'altro. Innax, così come Rares e Ho-Oh, si tengono ancora stretti il cronografo per la stasi nel fight che sperano possa essere decisivo per la loro squadra. Ma
guardando ancora in alto sul tabellone, 3.000 unità d'oro e poco più che quasi non importano, 4 torri a 4, 4 daghi a 3 per gli avversari, quell'anima della nuvola adesso a velocizzarli un po' negli scambi, più del doppio delle nostre kill, ma non si sentono, non si sentono, adesso occhio, un minuto e poco più al barone, 4 minuti ad un drago maggiore, sento un po' la pressione, laser ultrashock molto pericoloso su Rares, deve rispettare questi danni. Ci serve un fight buono. Quanti fight abbiamo visto che erano soltanto una frazione del nostro potenziale, che non riusciamo mai a risolvere correttamente queste equazioni. Ci serve un buon fight, un fight dove arrivi sia l'engage che il follow up, è sempre massimo uno dei due. E abbiamo a quanto pare una pausa probabilmente. Ok. Sì, non stiamo trovando la connessione con la backline, purtroppo l'ho detto prima, Click ha responsabilità gigantesche da questo punto di vista. È il campione con la più ampia portata dell'engage. C'è il pillar di Trundle che però, se mai è un setup, ecco, può essere un'assistenza a Click, poi si deve buttare dentro di Charm e W. L'unica volta in cui siamo arrivati veramente in profondità, purtroppo, siamo stati tanto così dal connettere su Zeri, abbiamo soltanto investito Meron, che è andato in stasi e ha risolto un po' quell'ingaggio, ma non siamo fuori dai giochi. Il deficit monetario a quel punto è ininfluente, perché siamo dentro un game che dura da un'eternità, siamo praticamente tutti i carry inventari pieni da parecchio tempo, quindi tutta la gold lead che Innex ha maturato nell'arco del game su Rares è diventata pressoché ininfluente. Sembra sempre un pochino in ritardo però Rares, proprio nelle panoramiche pre-fight, la posizione che vuoi vedere ricoprire a quella Zeri è un pochino più non da secondary engage, quindi vuole stare lontano, vuole tracciare una buona linea per il muro della tessitrice, che per carità è un'opzione. Ma in molti di questi fight c'è gran bisogno di un Rares che matcha la linea di inserimento di Zekolad e mette giù il terreno instabile. Perché Zekolad sta sempre giocando il fight esattamente come vuole lui. Se Ahri ha gli incubi la notte, pensando a Poppy e Thalia, è proprio perché sono i due campioni che ne controllano meglio i movimenti. Certamente. E che le impediscono di fare gameplay da assassin. Rares sta mancando di farlo. Hai menzionato Ahri sicuramente quanto è difficile per lei, ma se ci pensi tutti e cinque i campioni della squadra avversaria hanno un dash che è praticamente chiave per il loro kit, Sejuani per riposizionarsi, ingaggiare, ma anche disingaggiare un po' dall'aggressione avversaria, di sì non ne parliamo, è praticamente solo dash quel campione, anche Zeri se vuole scappare sulla difensiva e è su quel terreno instabile non se la cava certo benissimo, e Yumi una volta che l'hai piazzata lì sotto non può uscire, l'ha già fatto una volta questo errore Camillus nel fight attorno al Baron e l'abbiamo fatto esplodere, quindi è vero, serve un po' più di coraggio, serve un po' più di presenza da parte di Rares, su farsi parte della zona frontale dello scontro, esporsi un po' di più, è vero, rischiare un po' di più, ma poter mettere quegli abilità, quegli stun microscopici, quelle interruzioni che possono essere decisive. Regio di Italia. Abbiamo avuto leggera notizia, ancora una pausa, è vero, c'è stata una pausa, ma tra un minuto circa dovremo rientrare in partita, quindi prendiamoci questi secondi anche per un po' calmare i nervi, perché la situazione è impossibile e non puoi poco. Chiedermi questo, Mon. Ma ci siamo direttamente tornando in campo. E Acidi ha trovato un ottimo barile su Cekor. Questo è un ottimo modo per riprendersi, ma Innax all'inseguimento. E questo non è un buon segno, perché adesso Acidi è chiuso, Innax in stasi. Ah, e questo è il nostro Acidi che ancora una volta ci saluta. 60 secondi sul suo dead timer. Ci sono già i ping sulla bot lane dei Game World. Un passo falso così, appena usciti dalla pausa. Questo fa male al mio povero cuoricino e va contro quello che stavo dicendo. I Game World adesso sono in assedio, con la mancanza di Acidi potrebbero cercare di chiudere il game su questa azione. Bello per il brasso che costringe Cekor a fuga. Risposta immediata di Meloni con la sua suprema. Deve proteggere il suo mid laner, ma ci stiamo difendendo ancora abbastanza bene. Possiamo perdere qualche torre, qualche struttura. Possiamo anche permettercela. Eravamo 4 a 4 in torri prima che si prendessero questa interna sulla corsia centrale. Nuovamente però adesso i Gamer si muovono verso il barone, dove noi abbiamo visione. 22 secondi allo spawn di Acidi, secondi che dobbiamo riuscire in qualche modo a guadagnare, ma guarda il DPS della squadra avversaria ormai con questa Zeri full build è pericolosissima. Il muro della testitrice arriva anche per avere un po' di informazioni. Si avvicina Seaboy, si avvicina Click, si avvicina Varesh. Oh, è nelle retrovie, cerca di mettere un po' di danni. Seaboy assorbe tanto il focus avversario, lo spawn sembra non contare, i danni su Melonic si accumulano e Melonic deve subito ritirarsi. C'è qualcosa, sta cercando la nostra backline, non la trova. 2 secondi Acidi, 1 è pronto con il teletrasporto, ma non lo sta ancora utilizzando, sta pingando sulla botlane, sa che i Game World ormai hanno mollato giusto l'idea di andare verso l'obiettivo, non spreca il cooldown, Trinket Blue per essere sicuri, il barone è lì, perfetto. Hold the door, stiamo facendocela tenerli in piedi, qua ci fanno vedere giustamente la percussione, è partito, ha messo il NOS come Dominic Toretto, ha trovato un facile scavalamento del muro dei Krags e ha trovato una CD che tra l'inquine e il martello, tra Zekolad appunto, Innex e Camillus, ma siamo riusciti a scamparla anche qui, siamo riusciti a tenere botta con l'uomo in meno e anche solo spawn 10 di ha scoraggiato i Game Wars, e questo
lascia esili con il TP, cosa non da poco considerato che tra poco lavoreremo su una mappa con doppio obiettivo up, ed ognuno di questi obiettivi è estremamente importante. Spesso l'uno è il prezzo da pagare per l'altro, e a questo punto ci troviamo veramente di fronte a un momento importante. Lottare per l'Elder così da poter negare forse il barone, lottare per l'Elder così da poter ripulire un barone avversario, sono questi i quesiti che si staranno ponendo i nostri ragazzi, ed è difficile trovare risposta, devo dire. Importante da sottolineare, Spike trovate recentemente, Angelo Custode, Innax e Akabane hanno quella risurrezione, così come dalla nostra ce l'ha Ho-Ho. Abbiamo la zona per Raresh, abbiamo il crogiolo di Mikael per Siboy, che con questo Trundle vuole offrire una seconda chance qualora uno dei nostri carry dovesse essere colto da una Supreme di Sejuani o da un Charviari. Ci avviciniamo nuovamente al barone, 6000 HP, Siboy ha provato lo Steal una decina di minuti fa, non ci è riuscito, ha una seconda chance, si accumula i danni su Melonic, piano piano Aripro sta cercando il flank, forse spottato da Ho-Ho in questo momento. Raresh si fa più avanti, cercano il laser ultrashock, sanno che hanno bisogno di questo poke, Checklot però non si aspetta l'ingresso di Ho-Ho e di Click, lo hanno isolato, lo hanno trovato, questi CC potrebbero essere decisivi, però rispondono, Ho-Ho è il primo super poke avversario, c'è però la resurrezione, va protetto adesso quel action, si salva, resurrezione toccata anche da parte di Sin nella backline, muro della testitrice, blocca la via di fuga ai Gameboard, chiusi adesso nella nostra giungla, ma non possiamo ingaggiare, abbiamo perso risorse importanti, scambi di cooldown importantissimi, mid lane a ripulire l'ondata, Gameboard ancora una volta puliscono visione dal Baron, ma non possono andare sull'obiettivo, e questo game, mio Dio, cardio palma, 47 minuti e siamo noi adesso sul Baron, sul recolo avversario, soltanto Akabane, no, Innax e Melonic nelle vicinanze, non c'è lo smite nemico, questo è il nostro Baron, one timing, ottima bravi, risposta bravi, dei bravi, bravi, bravi. E adesso ritirata, impuniti, mi raccomando, precisione, Checkla dalla mid lane non può raggiungerci, abbiamo un Baron e lo abbiamo su tutti e cinque. È buonissimo il timing, perché sappiamo di aver appena spinto una maxi wave mid, stiamo costringendo al clear, Zeko l'ha dovuto recollare dall'oltretomba, okay, perché l'abbiamo lasciato in fin di vita. Drago si lotta per l'Elder ora però. Gamer sono già sull'obiettivo e noi ci stiamo arrivando, alcuni dalla base, alcuni già nella giungla, siamo sul fiume, non riusciranno ad abbassarlo, 16.000 HP su quel drago. Ancora adesso, dopo essere già stato un po' martellato dalla squadra avversaria, Supreme davanti, presto Raresh, disponibile, davanti, un Raresh. Secondo a quello di Click, ci siamo, pressione sulla mid lane da recuperare, ma non importa, non è quella la priorità è questo drago, è tutto quello che conta, l'obiettivo più importante. Occhio a Checkland sul flank, un charm potrebbe segnare la fine dei nostri match con laser che va in profondità, il charm trova Click, non è rilevante, tanti danni però su Raresh anche con questa ulti di Sejuani cacciato su dietro l'epilogo, occhio, oh mio Dio, Innax, l'azione vincente va a cercarsi i nostri in backline ed è disfatta, ed è disfatta, non possono più salvarsi magico da questa azione. Arrivano le kill anche sui nostri carry, infine la carneficina verrà chiusa. Il momento è tragico, il momento è sconfitta, ma non posso far altro che tenere la bocca spalancata per quello che si è appena inventato Innax. Uno schianto che è un ulti di una Diana full AP che risolve, inizia e risolve il fight da solo. Innax ha giocato una partita impeccabile, lo testimonia su KDA di 5-0-12, mai abbattuto i 452 CS in 48 minuti, una partita con un ritmo di farm incredibile, coadiuvato da quella Yumi che ne ha impreziosito il kit, è stato il veterano, il titano di questo late game, non ci abbiamo potuto fare veramente niente. Peccato però, la giornata di oggi parte meno amara di quanto avrei pensato sinceramente, perché vedere Imashku in questo stato di forma mi fa ben sperare per le sfide contro Dusty e Schalke, che potrebbero non bastarci, ma che dobbiamo vincere. Allora, premessa da fare. È vero, abbiamo visto gli ottimi match in campo. Probabilmente i migliori match in campo di questo intero campionato. Probabilmente, sono stati i migliori match in campo di questo intero campionato. Il modo in cui hanno gestito l'intera partita è stata ottima. Riprendersi da uno svantaggio del genere, come hai detto tu, è vero, non senza alcuni favori dall'altro lato. Però ce li siamo ripresi. L'amarezza però di perdere un game così, quando eri a tanto così da ripescarlo, è immensa. E adesso i nostri dovranno riprendersi. Non in fretta, per fortuna. Abbiamo due partite adesso a venire, che non vedrà il nostro Magico. Il prossimo appuntamento con il Magico è tra quasi 3 ore. Avranno tempo, quasi 2 ore, diciamo. Avranno tempo di rifarsi, avranno tempo un po' di riprepararsi, di risollevarsi da questa amarissima, sicuramente sconfitta. Devo ancora un po' riprendermi onestamente, perché questo game è stato martellante a livello psicologico anche per me, anche per noi che l'abbiamo solo visto, e devo dire veramente la verità, se non avessi un po' l'amarezza, diciamo, di stare dall'altro lato di quell'azione,
Quella play finale, quel glide di Innax con Camillus in epilogo in spalla attraverso l'intera squadra dei Magicos sfruttando quel muro, è una play per me veramente quasi history. Non ho mai visto nessuno fare qualcosa del genere con Zeri. Sfruttare il wall glide di Zeri in maniera così efficace e creativa, mai visto. Siamo in attesa. A questo punto molte delle responsabilità di Magico sono sollevate dalle loro spalle, perché bisogna stare a vedere quello che sarà il matchup di Dusty, Schalke. La speranza è appunto a quel three-way tie con il 2-4. Beh, direi che già dal prossimo game avremo parecchi indizi sulle possibilità del passaggio del turno. Indizi e non solo, probabilmente anche conferme, perché se i Dusty vincono questa prossima partita, purtroppo i Magico salutano la chance di avanzare alla fase successiva dello European Masters. Ci serve una vittoria degli Schalke, ci serve anzi un unico risultato già predeterminato per tutte le altre partite della giornata. Incrociate tutte le dita che avete, perché ormai non dipende più nemmeno dai nostri, possiamo fare del nostro meglio, ma avremo bisogno di un po' di aiuto dall'altro e nel frattempo ci prendiamo una piccola pausa per poi tornare con Schalke 04 contro Dusty. A tra poco.